Buon pomeriggio e benvenuti a questa edizione flash del TG 2000. Grazie della testimonianza, il Papa ha salutato così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita di congedo in Vaticano in vista della fine del settennale al Quirinale. Il settennato al Quirinale, il colloquio privato è durato 45 minuti. Francesco ha consegnato in anteprima al Capo dello Stato il messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2022. Dopo l'anteprima di ieri nel Lazio, da oggi in quasi tutta Italia ha preso il via la somministrazione del vaccino anti-Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni. In Alto Adige e Valle d'Aosta si partirà più avanti, rispettivamente il 18 e 20 dicembre. Intanto il ministro della Salute Speranza ha reso noto che finora l'88,37% delle persone over 12 ha avuto la prima dose, l'85,17% ha completato il ciclo primario e sono oltre 13 milioni i richiami della terza dose nel nostro paese. Draghi è a Bruxelles, dove partecipa al Consiglio europeo e la stretta sulle misure anti-Covid fa litigare i paesi membri dell'Unione europea dopo la scelta del governo italiano di introdurre il tampone obbligatorio anche per i vaccinati che provengono dagli altri stati comunitari. In discussione al Consiglio europeo misure nazionali coerenti e concordate, ma Draghi invita l'Europa anche a farsi carico dal punto di vista comunitario dell'emergenza migranti. Oggi le manifestazioni di CGIL e UIL insieme per la giustizia che accompagnano lo sciopero generale proclamato dai due sindacati contro una manovra considerata inadeguata. 8 le ore di astensione indette che riguardano lavoratori pubblici e privati e i servizi. 5 le manifestazioni organizzate a Roma, Milano, Bari, Cagliari, Palermo e nella capitale in Piazza del Popolo presenti i segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Sono 488 gli operatori dell'informazione che risultano attualmente reclusi nelle carceri del mondo a causa del loro lavoro, un numero superiore ad ogni stima mai registrata da quanto 5 anni fa Reporter Senza Frontiere iniziò a raccogliere dati sulle persecuzioni contro i giornalisti. Bruce Springsteen ha venduto i diritti per il suo intero catalogo musicale alla Sony per circa 500 milioni di dollari, stando alle testate americane Billboard e New York Times. La vendita include non solo il catalogo dei brani incisi da Springsteen, ma anche il suo lavoro da autore con classici come Born in the USA. È tutto per questa edizione. Ci vediamo per il TG 2000 alle 18:30. Buon proseguimento di giornata. Arrivederci.